Si è tenuto a Santa Croce di Magliano, nella sala consiliare del Comune, l'incontro dei cittadini con Michele Castelli, professore emerito presso l'Università Centrale di Caracas, originario di Santa Croce ma in Venezuela dal 1970. Chiaramente io non ho iniziato la mia carriera universitaria partendo semplicemente dalla dialettologia. Mi sono sì specializzato in linguistica generale e in particolare in fonetica e fonologia, e tant'è vero che con un collega di grosso calibro in Venezuela, Esteban Emilio Moscioli, un genio semplicemente, e abbiamo avuto l'ardire di compilare il primo corso di fonetica dello spagnolo del Venezuela, cioè abbiamo voluto dare rango di lingua al venezuelano. Abbiamo presentato questo lavoro in un convegno internazionale, abbiamo notato dapprima alcune volte un po' sconvolti da questa idea, però poi quando hanno capito il criterio della ricerca e gli obiettivi a cui si voleva arrivare, effettivamente non solo, no? Abbiamo ricevuto grossi applausi, ma anche quando finalmente si sono creati i laboratori di fonetica nelle nostre università, la nostra soddisfazione è stata che così a semplice udito avevamo capito la gran parte delle varianti fonetiche dello spagnolo del Venezuela, e quindi quel libro ha avuto un grosso successo. Sono state stampate, pensate, un libro tecnico, un libro scientifico, sono state stampate 5.000 copie, 5.000 copie che hanno fatto il giro non solo delle università venezuelane, ma di tutta l'America Latina. Quindi questa è stata la mia più grande soddisfazione. Quando abbiamo appunto così presentato e diffuso questo primo grande lavoro, il genio di Esteban Emilio Moscioli, oltretutto era un antropologo, e mi propone di fare anche una grammatica dello spagnolo del Venezuela. Io avevo sofferto tanto con quel primo libro, e alla fine ci siamo detti no, forse no, lasciamo ad altri che continuino questo filone che noi abbiamo iniziato. Allora lui ha detto: ma se le cose sono così, io adesso mi dedicherò a studiare le lingue indigene delle tribù che ancora restano in Venezuela, che sono sparse un pochino su tutto il territorio nazionale. Io gli ho risposto di immediato: ma se tu ti dedichi a studiare le lingue indigene qui in Venezuela, allora io mi metto a studiare il dialetto del mio paese, il dialetto del mio Molise. E così abbiamo iniziato in parallelo, e in effetti lui ha pubblicato moltissimo su questi temi, e io così ho iniziato semplicemente ricercando le poesie di Raffaele Cabriglioni. Ne avevo sentito parlare, soprattutto ecco, quando mia nonna mi ha raggiunto in Venezuela e ho sentito da lei declamare l'ultimo sabato d'aprile, veramente, insomma, mi sono commosso tantissimo. Ho detto: ecco l'altro filone. E ho iniziato già dal lontano 1976-77 a creare nella mia mente questo grande desiderio, che poi si conclude già nel 1985, quando faccio la prima grande raccolta del lessico santacrocese. Chiaro, con tantissima fatica, forse con tantissimi errori, però ecco, grazie alle edizioni successive credo, insomma, di essere arrivato, insomma, a costruire una fonte importante alla quale sicuramente dovranno ricorrere tutti coloro che domani vorranno continuare con questa ricerca, perché ecco, sul lessico non si finisce mai, cioè la mia opera non ha esaurito la raccolta del dialetto santacrocese, ci sarà ancora tanto da fare, però ripeto, metto a disposizione ai futuri studiosi questa mia fonte senza dubbio importante per loro.
finalmente ecco, si stampa anche la terza edizione, grazie al mio caro amico Giovanni Nerone, e in questa terza edizione, immaginate voi, aggiungiamo 100 pagine, 100 pagine alla seconda, che era stampata anch'essa qui in Italia da Nocera, dall'editore di Campobasso. Quindi ecco, questo sta a significare come ovviamente insomma, no, questo discorso non finisce mai. E dopodiché, una volta compilato questo lessico, avevo trovato un collaboratore d'eccezione qui a Santa Croce, anche perché io da solo io non potevo lavorare da solo, avevo bisogno di qualcuno che stesse direttamente sul posto a verificare, a controllare ciò che riuscivo a raccogliere, ma non solo dagli informatori santacrocesi, perché voi dovete sapere che dove maggiormente ho raccolto il lessico più arcaico del santacrocese è stato in Canada. È stato in Canada, perché lì ci sono state le prime emigrazioni dei nostri pionieri, e quindi anche i figli, i nipoti soprattutto, i nipoti hanno conservato il dialetto santacrocese, ma per ovvi motivi, perché era l'unica forma per loro, cioè ragazzi che già stavano nelle scuole inglesi, che tra di loro i fratelli parlavano inglese, però era l'unica forma per comunicare con i nonni. E quindi erano costretti in qualche modo insomma, no, a resistere con questo dialetto. Effettivamente lì ho trovato una fonte molto importante. E dicevo che qui a Santa Croce poi ho trovato veramente il mio luogotenente, il mio caro amico Paolo Mastrangelo, amico da una vita. Pensate, noi abbiamo iniziato insieme le scuole elementari qui in Venezuela, no? A Santa Croce, con il grande Cicillo, anche cioè Cicillo è stato anche lui il nostro compagno di scuola, e poi abbiamo fatto le scuole superiori, l'università presso l'Università degli Studi di Bari, insomma ecco, praticamente abbiamo trascorso insieme tutta la nostra fanciullezza, poi adolescenza e la gioventù, per cui ci siamo capiti immediatamente e lui ha risposto all'appello ed ecco insomma che sono venute fuori poi le altre cose, gli altri studi, prima sul mio caro maestro e amico Pietro Mastrangelo. Zio Pietro mi aveva consegnato in fotocopie gran parte della sua produzione. Con quelle fotocopie abbiamo fatto una prima edizione con Pasquale Di Cursi e poi finalmente si sono ritrovati una ventina di quaderni, di poesie praticamente inedite, e abbiamo fatto quindi un secondo volume con delle note azzeccatissime di Paolo, realmente un lavoro molto importante. Però ecco, alla fine mi sono anche chiesto, va bene, io ho scritto in spagnolo e in realtà continuo a scrivere in spagnolo, soprattutto le mie opere letterarie, mi sento più a mio agio, e da 55, quasi 52, 53 anni che vivo in Venezuela, in un ambiente accademico dove devi usare la lingua al 90% della giornata, è ovvio che ti senti comodo. Quando io faccio letteratura, generalmente la faccio in spagnolo, infatti adesso sto continuando con un grosso romanzo che non lo so se sarà l'ultima delle mie opere, ma guardate caso, insomma, io sono talmente innamorato di questo paese che anche in questo grande romanzo tutto parte da Santa Croce. L'incontro ha avuto momenti musicali grazie a Nicolangelo Li Cursi, accompagnato alla fisarmonica da Antonio Martino. Nell'incontro è stata presentata l'ultima opera di Michele Castelli, Ciò steva una vota,
e la compagnia Chem Sembonui ha recitato e musicato un testo dell'artista e poeta Pietro Mastrangelo, zio Pietro, molto simile alle maitunate molisane. C'è posta una canuna e cazzo un tazzo e dille, 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 stracca piazza attende te da poca da camazza. Vuoi nammanate, gavate il bianco, gavami di stupai esagerà, salga la voglia per tutti i gente, che la vici pari dei gano scende. Mua assennante e maglia di rienza, se fa progetta, pensa, pienza, e questo paese in gioia resta, e qua io mi aperta, ma ne voglio in città. Morriva pur da un'urina carrozza, che una buscia di pesa che gli scamorza, la clienta buona da isvaccatta, e ne stamana muore tre pezze da pan. Mumme saluto che Francisco Casciana, persona robusta, de saluta sana, quando la vera massari, per sciacquati alle stabiglia mie. E che te farà, rufa le miame, sta ora in cura, me la scopa a mano, troppa ritava da buone lasciate, a sera puntuale e per da bocciate. E gira, 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 stracca di azze, c'è lo stracca di una grazie cazze. E dille, 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 stracca di azze, attende in te la donna la capazze. Omaggiato e commosso, Michele Castelli ha salutato e stretto in un abbraccio i suoi compaesani.